Siamo in compagnia di Pierangelo Mezzabarba della Masotti Guitar Devices. Ciao Pierangelo. Ciao Thomas, ciao a tutti. Guarda, dopo questo breve saluto, raccontaci un po' di questa società, della Masotti, e soprattutto presentati, dici chi sei. La Masotti Guitar Devices è nata da un'idea un po' pazza. In realtà era un po' la mia idea, la ricerca dei suoni, poi si è trasformata in una passione che ho coltivato nel tempo e che è stata resa realizzabile dal fatto che ho conosciuto Marco Masotti. Lavoriamo sempre in parallelo e cerchiamo di progettare sempre insieme le nostre cose. Diciamo che io bado più al suono di questi oggetti, di questi prodotti, mentre Marco ne cura la realizzazione e l'ingegnerizzazione. È un talento naturale strepitoso, sono fiero di lavorare con lui e sono fiero soprattutto di come si sta evolvendo il mondo Masotti Guitar Devices. Pier, raccontaci un po' dei tuoi prodotti, facci una panoramica e soprattutto che filosofia c'è dietro ai prodotti Masotti? La filosofia è più che la soddisfazione per il cliente, è la mia soddisfazione, che significa ovviamente stare in pace con me stesso perché ho capito che ho realizzato un'ottima cosa, un ottimo oggetto e ovviamente cioè quello che ricevo dal cliente è essenzialmente la sua, non dico la felicità ovviamente perché poche volte si riesce a far felici le persone, però sicuramente la sua serenità. Diciamo che i prodotti della Masotti nascono da esigenze concrete che si presentano nel tempo, ovviamente quando si cerca il miglior interfacciamento possibile per quanto riguarda pedaliere che magari partono per una tournée o dei rack e ovviamente per quanto riguarda l'amplificazione. Mi piace pensare che effettivamente possiamo fornire tutto al chitarrista, nel senso che una volta che sceglie la sua chitarra può trovare tutto il resto qui alla Masotti Guitar Devices. E nel tempo ci siamo specializzati appunto a risolvere dei problemi, oltre che a costruire amplificatori. Quindi non solo buffer, booster, overdrive, alimentazioni, ovviamente progettate e realizzate in modo che non dessero mai problemi, ma anche looper, switcher, mixer e quant'altro può servire al musicista professionista e non. Quindi tutti i vostri prodotti mi stai dicendo che vengono da una ricerca custom di prodotti richiesti da qualcuno originariamente? All'inizio sono nati così, all'inizio erano le mie esigenze a dettare legge. Poi nel tempo sono riuscito a coinvolgere magari anche gli interessi di musicisti più smaliziati di me che mi hanno dato i giusti input per trovare la giusta soluzione. A proposito di amplificatori, Pier, come sappiamo il nome Masotti è molto legato alle vostre testate. Che ci puoi dire di questi tuoi amplificatori? La testata di punta è la X100M, diciamo, nel senso è la più complessa attualmente realizzata qui alla Masotti Guitar Devices e ha una tre canali che può coprire tutte le esigenze ovviamente sia del turnista che dell'artista vero e proprio che cerca dei suoni che in altri amplificatori non trova. L'idea base è la possibilità di avere tutta la qualità, tutta l'affidabilità che si cerca nei prodotti di punta, però anche quel qualcosa in più di personalizzato e personalizzabile. Nel senso che si può dividere in due idee la cosa. Da un certo punto di vista il nostro laboratorio lavora per il musicista e quindi rende magari la testata più vicina alle sue esigenze. Da un altro punto di vista, il chitarrista, se ha un suo suono con ottimi strumenti da interfacciare alla X100 o alla M1, la monocanale, ha la possibilità di far sentire la sua vera voce, cioè è molto reattiva a quello che gli si butta dentro. Stessa cosa la M1, che è molto più semplice, un canale unico, diretto, con un loop effetti ma semplicissima, tutta la dinamica e tutta diciamo il tono che insomma io cerco di tirar fuori sempre agli ampli. Per quanto riguarda poi evoluzioni di quelli che saranno i nostri ampli, stiamo progettando una due canali che probabilmente diventerà sia testata che combo e
stiamo lavorando alla motorizzazione di potenziometri. Parlando invece del cuore pulsante della nostra professione di musicisti, ma com'è il tuo rapporto con i musicisti a livello umano? Beh, è una cosa bellissima questa, perché in realtà sono tutti iniziati come rapporti professionali che poi sono sfociati nel tempo in vere e proprie amicizie. Sono tantissimi chitarristi, insomma, che frequento e che sento quotidianamente. Questo da una parte facilita ovviamente il mio lavoro, perché magari son più pronti o comunque più disponibili a capire i miei limiti e le mie necessità, e ovviamente io riesco a percepire in modo migliore le loro necessità. Dall'altra, ovviamente, c'è la bellezza delle amicizie, insomma, che è una delle poche cose di cui non si può fare a meno. Pier, magari può sembrare una cosa un po' da pavoni, se vogliamo, però ci teniamo particolarmente a farti una domanda. Ma quanto è stato buono il 2008 per la Masotti per quello che riguarda i tour degli artisti italiani? Beh, ottimo, ottimo. No, io sono veramente soddisfatto, insomma, di quello che è avvenuto nel 2008, perché ovviamente il fatto che molti musicisti si rivolgano a noi, soprattutto di quel livello, ci rende orgogliosi. In che tour eravate presenti con i prodotti Masotti? I principali italiani, diciamo che li abbiamo fatti praticamente tutti, o perlomeno facendo qualche nome si capisce, insomma, l'importanza. Elisa, per esempio, Jovanotti, Safari Tour, sia per quanto riguarda Saturnino, il setup di Saturnino, sia per quanto riguarda quello di Riccardo Nori, e Gianna Nannini, dove c'era Giacomo Castellano, e molti altri, ovviamente, insomma, giusto per citare i maggiori. Cosa ne pensi del rapporto con la rete, cioè internet? Quanto può supportare i musicisti e soprattutto il tuo rapporto anche come azienda con i musicisti che puoi trovare in rete? Beh, mentre un tempo si andava nei locali magari a bere una birra o a far quattro chiacchiere con gli amici o vedere il gruppo live che suonava e si diceva: cavolo, ma hai sentito l'ultimo prodotto di quella casa? Oppure oggi come oggi non ci si incontra più, diciamo, negli spazi fisici aperti magari di una piazza o di un locale. O non solo, assolutamente. Ci si incontra molto di più nella rete, sono migliorate ovviamente le informazioni proprio perché ce ne sono effettivamente di più. E poi soprattutto c'è una velocità di circolazione dell'informazione che prima non c'era. La rete è fondamentale, oggi come oggi, sto parlando di siti, di forum chitarristici importanti come il tuo, Musicoff, come altre comunità chitarristiche, ma anche mezzi di informazione che possono essere YouTube. E se si vuole far arrivare un'idea agli altri, oggi è preferibile utilizzare questo mezzo di comunicazione. E la cosa migliore è appunto lavorare in questo senso. Credo sia il destino della fase marketing Masotti è molto puntata su questo. Anche perché comunque, come stiamo facendo adesso, ci puoi mettere la tua faccia davanti a tante persone. Io.